Faccio parte di Insieme si può, che è un'associazione di Casa Santa Chiara. Siamo dei genitori che ci siamo messi insieme per fare delle cose per i nostri figli. Casa Santa Chiara è un'associazione meravigliosa che accoglie i ragazzi in età anche molto piccola, dalle elementari insomma, col centro diurno, che li segue durante l'orario scolastico e durante il percorso scolastico. E poi ci sono delle case famiglie che li accolgono dopo, cioè quando i ragazzi non sono più in grado di stare in famiglia. E mia figlia adesso è accolta in una di queste case, perché la sua patologia era di una gravità tale che noi in famiglia non potevamo più, anche perché io mi sono ammalata e sono a mia volta invalida, quindi la gestione era difficilissima. Ecco, il punto che mi preme è, oltre quello che ha accennato la signora Bruna del fatto di considerare i redditi delle famiglie non più invece che dell'individuo, una sostanziale differenza fra l'anziano che è diventato disabile dopo una vita di lavoro, di costruito, di vissuto, e invece il malato che nasce così. Mia figlia non ha mai lavorato, non ha una autonomia, non si socca neanche il naso da sola, quindi va assistita continuamente, però è uguale a chi invece ha un'invalidità come la sua, con tanto di accompagnamento, che però è in grado di lavorare. Allora facciamo queste differenze, perché nelle famiglie dei malati di mente viene coinvolta tutta la famiglia. Io mi sono ammalata a mia volta, mi ammalavo probabilmente lo stesso, ma mi sono ammalata prima. Cioè non ce l'ho fatta a gestire una situazione così difficile, perché il malato di mente coinvolge tutta la famiglia, anche la sorella. Ecco, la presenza dei fratelli e delle sorelle, che devono essere una risorsa, però hanno una vita distorta quando c'è un malato di mente in casa. Quindi la differenza fra l'adulto che si ammala e il bambino che nasce o comunque che si ammala da piccolo. Cioè, quindi la famiglia va aiutata a gestire questa differenza. E un'ultima cosa, adesso mia figlia è in questa casa famiglia, noi siamo sereni perché sta bene, perché non è in un istituto, è in una casa famiglia dove ha affetto, dove è costruita veramente una famiglia con gli operatori. C'è uno psicologo che la segue e c'è un progetto su di lei, individuale. Ogni ragazzino di Casa Santa Chiara ha un progetto individuale, è per questo che Casa Santa Chiara è una realtà così bella. Però non vengono inseriti i ragazzi, perché costa un cinino di più. Allora, questa cosa è veramente bruttissima, perché bisogna guardare la qualità, quello che si offre ai ragazzi. Lì c'è un quid in più che si chiama amore, e il fatto che costa un po' di più è perché lì ci sono due operatori che seguono, hanno il rapporto uno a uno dei ragazzini. Per mia figlia ce ne sono due, perché uno non basta. Quindi si fa un progetto individuale, quindi i ragazzi vengono seguiti bene. Però quando c'è l'inserimento in casa famiglia come la mia, non si può arrivare a fare come gli anziani che a 65 anni non fanno più parte della casa famiglia ma vanno in casa protetta. Perché questa è una cosa mostruosa, è una violenza. Questo non deve succedere, se sono famiglie è come se fossero a casa loro. Quindi ci vanno quando l'istituto dice non siamo più in grado di assistere.